Ecco, non so se è già partita, ma penso di sì. Penso di sì, è partita la diretta, la prima diretta in Facebook su questa, la prima che appunto fa da pilota, diciamo, di una serie di incontri dove si parlerà di pittura. Mi è stato richiesto da diversi amici di appunto parlare pubblicamente di quadri, di pittori, di artisti vari ed eventuali, e quindi eccomi qua, proprio a così, cercare di partecipare con gli altri a questa iniziativa. Insomma, spero che l'audio sia sufficiente, eventualmente segnalatemelo perché ieri sera ho avuto problemi con l'audio. Questa sera parleremo di Antoine Watteau. Antoine Watteau è un pittore francese nato alla fine del Seicento e morto nella prima metà del Settecento. Di fatto il suo lavoro occupa solo il primo ventennio del Settecento, nel senso che chiaramente è morto molto giovane, è morto a 37 anni nel 1721, se non erro, e la sua formazione avviene nella provincia francese dell'epoca. Adesso il primo passo per affrontare questo immenso artista e misterioso artista è quello di cercare di contestualizzare il suo periodo storico, nel senso, senza voler essere verboso, non voglio fare una cosa che sia troppo noiosa e troppo, come dire, cattedratica. Questa è una conversazione fra amici dove si parla delle passioni di vari pittori. E, ripeto, il periodo storico in cui Watteau nasce e poi agisce è quello della cosiddetta la coda del lunghissimo regno di Luigi XIV e soprattutto la maturità artistica, se maturità si può chiamare, visto e considerato che questo pittore è morto veramente molto giovane, appunto a 37 anni, e la sua maturità in quel periodo di transizione che viene definito reggenza, cioè dalla morte di Luigi XIV, 1715, fino alla morte del pittore stesso, 1721. In realtà è un periodo molto breve, ma fecondissimo. È uno dei pittori della sua epoca più fecondi, più, come dire, proprio produttivi in una maniera quasi contemporanea, come potrebbe essere un pittore del Novecento, della seconda metà del Novecento. Il nostro pittore, appunto, nasce e ha, come dire, un percorso che è quello classico di formazione di tutti i pittori dell'epoca, no? Cioè viene affidato a una bottega, lavora in ambito quasi artigianale, ma ha una, come dire, una caratteristica molto molto particolare ed è quella di lavorare anche per il teatro. Oltre a essere un pittore, è anche uno scenografo, un po' come sono io e come tantissimi altri pittori, di fatto, nella storia dell'arte occidentale. La caratteristica qual è? È che appunto lui riesce a lavorare intensamente sia nell'ambito teatrale sia in ambito di bottega, di atelier, come dire. Il lavoro del teatro, il mondo del teatro ha veramente influenzato tantissimo l'operato di questo pittore, perché, e lo riconosciamo dai suoi dipinti, i suoi dipinti sono assolutamente riconoscibili perché hanno un'impostazione che segue sì le fila, come dicevo, del classicismo dell'epoca, ma si caratterizzano per una immediata riconoscibilità. Faccio un esempio: rispetto ad altri suoi più o meno contemporanei, il nostro Watteau ha la caratteristica di fare praticamente quasi sempre lo stesso quadro. Sono quadri che hanno come dire, una impostazione scenografica, generalmente di boschetto, di logge, insomma, di
ambientazioni scenografiche che poi vi illustrerò, vi spiegherò, e li porta avanti come soggetti intercambiabili. Ovvero, lui creava delle figure che ritroviamo poi di volta in volta in diversi dipinti, ma le figure sono fondamentalmente sempre le stesse, e vengono ripetute, i soggetti sono sempre le stesse, sempre gli stessi, e vengono ripetuti in maniera quasi, oserei dire, autistica, anche se il termine allora non era certo contemplato, e ripetuti in maniera ossessiva. Questo fa di Watteau un pittore assolutamente a sé, sui generis, non ci sono precedenti. Ma torniamo indietro, facciamo un passo indietro. La formazione di Watteau avviene, come dicevo, in maniera classica. Watteau si forma, come tutti i pittori della sua epoca, nello studio dell'arte italiana. Non si può non cogliere immediato il riferimento, per esempio, a tutta la pittura veneta. Parlo di Giorgione, parlo di Tiziano e di tutta appunto la scuola veneta che aveva molto influenzato l'arte dal 1500 in poi, soprattutto l'arte francese e l'arte spagnola. Quella che lui ha è un'infarinatura di carattere proprio generale in realtà, cioè come dire, un seguire e un impostare la propria arte sui dettami classici. Watteau è straordinario perché? Perché un po' se ne frega, cioè un po' non gli importa di seguire esattamente il percorso dell'arte tardo-rinascimentale italiana. Lui guarda un po' più per esempio, alla pittura fiamminga, non dimentichiamo che lui è nato a Valenciennes, quasi in Belgio, sul confine belga, quindi l'influenza della pittura fiamminga del 600 e del 700, 700 no perché in realtà lui l'ha vissuto, ma del 600 è chiaramente palese, è decisamente palese nelle cromie, nelle cose, ma in salsa diciamo italiana, cioè nell'impostazione paesaggistica, coloristica, tipica della pittura veneta, soprattutto appunto di Giorgione. Il riferimento primo che viene, soprattutto per quanto riguarda anche il soggetto, è il concerto campestre di Giorgione barra Tiziano, in cui è dipinto moltissime persone hanno messo mano. Io adesso partirei a farvi vedere un'immagine, che è un'immagine, come dire, iconica dell'arte di Watteau, di questo dipinto che si chiama L'Indifférent, l'indifferente. Io ho purtroppo questi piccoli iPad che poco, come dire, creano la fruibilità, ma cercherò di essere il più possibile visibile a voi. Ecco, questo dipinto, che è un dipinto molto molto riconoscibile, è un dipinto veramente famoso, soprattutto per gli amanti della pittura, si chiama L'Indifferente ed è un attore. Appunto, riporto al discorso di prima, Watteau scenografo, Watteau frequentatore del teatro. Il titolo è un titolo probabilmente successivo alla sua morte, è stato aggiunto, è stato sicuramente, come dire, messo da qualcuno senza l'autorizzazione dell'autore, cosa che avviene abbastanza spesso. Il dipinto è iconico perché? Perché lascia lo spettatore attonito, cioè non ha una riconducibilità, semplicemente è un attore in posa, danzante, così, messo lì in mezzo a questo paesaggio non meglio definito, assolutamente privo di qualsiasi senso. Perché parto da questo dipinto? Perché questo dipinto probabilmente è il simbolo della pittura di Watteau. La pittura di Watteau è una pittura che non ha la pretesa di spiegare niente a nessuno. Per questo Watteau è un pittore assolutamente inafferrabile, un pittore sfuggente ed è per questo che ancora oggi ci parla, cioè ancora oggi ci dice qualcosa. Allora, vi faccio un esempio. C'è nel libro famosissimo Le relazioni pericolose di Laclau, una frase che la marchesa di Merteuil a un certo punto dice, e dice: quando io ascoltavo le conversazioni, lei parla della sua formazione, non ascoltavo mai quello che veniva detto, che non aveva la minima
rilevanza, ma ascoltavo ciò che non veniva detto. Ecco, questa è la sintesi di Watteau, è la sintesi di questo straordinario pittore. Perché? Perché ci illustra delle scene, di solito sono scene di genere, sono scene di feste danzanti, scene di corteggiamento, scene amorose, anche velatamente erotiche, non velatamente, a volte anche piuttosto spintamente erotiche, e dà la, come dire, e non ci dice nulla in realtà di quello che sta avvenendo. Tutto è in mano dello spettatore, tutto è in mano di colui che guarda. L'interpretazione, il titolo appunto, infatti i titoli di Watteau sono stati attribuiti successivamente, spesso e volentieri, e, come dire, tutte le dinamiche, tutte le intenzioni. Il nostro pittore non ha nulla, tra virgolette, da dire, se non agire, dipingere e, per il suo diletto personale, continuare a farlo in maniera appunto quasi fuori controllo. La produzione di Watteau infatti è vastissima, se si pensa che fondamentalmente lui ha lavorato sì e no tre lustri, quindi veramente pochissimo tempo per un pittore, è morto appunto molto molto giovane. La, dicevo, ci riconduciamo al discorso della lo spettatore, scusate, io nel frattempo sono distratto dai commenti che leggo e mi fa molto piacere leggere. Se avete anzi delle domande da fare, vi prego di farle, perché così riesco anche a ricondurre il filo del discorso. Essendo la prima volta, spesso e volentieri mi perdo e mi dico cosa sto dicendo, perché io stesso seguo un filo un po' random. Dicevo, il lavoro di Watteau è, a parte ad avere una tecnica probabilmente non eccezionale, ci sono suoi contemporanei che sicuramente dal punto di vista tecnico lo battono per quanto riguarda la pittura, meno per quanto riguarda il disegno. È un grandissimo disegnatore, l'impostazione che lui ha del disegno viene portata anche nella pittura, cioè la pittura ad olio di Watteau non è una pittura di tavolozza, come chiamo io, cioè senza disegno, ma ha una fortissima base di disegno e viene poi questo di fatto colorato. Questo è in contraddizione con quello che avviene ad esempio con la pittura veneta, nel quale sei qui probabilmente anche formato, appunto, come dicevo. Il nostro il nostro pittore quindi continua il suo percorso lavorando appunto, come dicevo, in questa Francia, in provincia, senza le come dire senza commissioni veramente molto molto importanti, a differenza dei suoi contemporanei o di coloro che l'hanno praticamente preceduto. Un esempio su tutti, Lebrun, pittore di corte. Ecco, ad esempio, lui non è mai stato pittore di corte, nel senso che la corte non c'era praticamente più. C'era il reggente, Filippo d'Orléans, non c'era il re che come dire, monopolizzava il mercato dell'arte, e quindi per un ventennio gli artisti dell'epoca sono stati un po', tra virgolette, un po' abbandonati a loro stessi, si sono dovuti un po' arrangiare e un po' hanno dovuto fare quello che un po' passava il convento. Questo è paradossalmente stato un bene nel caso del nostro pittore. Perché? Del nostro Antoine Watteau. Perché? Perché gli ha consentito di lavorare in totale indipendenza e quindi in un'impostazione del lavoro, potremmo dire, assolutamente contemporanea. Oggi il pittore cosa fa? Difficilmente segue una commissione, lavora e poi dal suo lavoro vengono spulciati dai collezionisti, appunto vengono scelti i quadri e si crea un mercato. Ecco, lui più o meno ha fatto esattamente la stessa cosa, è per questo che è un pittore dal punto di vista della figura professionale molto contemporaneo, molto molto vicino a noi, da qui, come scelte sia di mercato che anche di appunto scelte stilistiche.
dicevo, il nostro pittore, i soggetti preferiti del pittore, o meglio, quelli che ci sono principalmente pervenuti, perché i primi lavori di Watteau sono andati quasi tutti perduti, si sono salvate solo alcune riproduzioni di incisioni, lavorava, come dicevo, in quelle che sono le cosiddette scene di genere, ovvero balli campestri, concerti, scene di seduzione, come dicevo, e teatro. Figure teatrali. Lui ha ritratto molti, probabilmente, colleghi del teatro, il teatro degli italiani, la commedia dell'arte, il mondo post Molière, per intenderci. E la cosa straordinaria qual è? Che è riuscito a restituirci completamente quel mondo, quell'atmosfera anche di miseria, di fame, di assoluta povertà, per certi versi, disperazione. È quello che avviene raramente in quel periodo, soprattutto per quanto riguarda la pittura, intendo, soprattutto per quello che avviene in Francia. E in Inghilterra, ad esempio, siamo già più inclini a questo mondo. Vedremo Hogarth, ma ne parliamo dopo, dell'influenza di Hogarth che Hogarth ha avuto su Watteau. I dipinti di Watteau, appunto, come dicevo, sono ammantati di un grande mistero, di una grande malinconia, di un grande silenzio, e vengono di volta in volta, e ripetono, pardon, di volta in volta un po' sempre lo stesso motivo, quindi in maniera un po', come dicevo, quasi paranoica per certi versi. Ora vi farei vedere un altro dipinto che conferma quello che stavo dicendo, cioè i piaceri della musica, se non sbaglio, sentitelo. Come vedete, è un dipinto di impostazione assolutamente teatrale. Quello che noi vediamo è una scena d'opera, una scena di teatro dell'opera. Ci sono delle quinte, ci sono dei fondali con i boschetti dipinti, delle architetture molto, tra virgolette, generiche. C'è una prospettiva che è assolutamente teatrale, sembra di stare veramente all'opera, e ci sono queste figure che danzano. E che, come dire, probabilmente cantano, creano appunto una scena di uno spettacolo. Questi sono i dipinti che Watteau ha fatto e che gli hanno probabilmente dato maggiore successo, quindi hanno dato una grande riconoscibilità. Ci tengo a precisare un particolare: la fortuna di Watteau dal punto di vista critico e di pubblico è durata pochissimo, ci sono voluti poi più di 150 anni perché la sua figura artistica fosse rivalutata e probabilmente che potesse essere inserita nel pantheon dei grandi artisti come meritava. Stiamo parlando di un periodo dove il livello di consapevolezza artistica non era come quello di oggi. L'artista spesso e volentieri era considerato un artigiano, non più di un artigiano, e salvo rare eccezioni, cioè quelli gli artisti riconosciuti a livello del potere politico, a livello di potere politico, non avevano la fortuna di poi passare alla storia. Poi la storia si è vendicata perché molti di questi pittori ufficiali sono stati spazzati via nella memoria collettiva e sono stati invece, come dire, salvati dalla critica e dagli storici dell'arte. Veniamo ora al discorso che dicevo di Watteau, nostro contemporaneo. Perché è un pittore così importante? Perché è un pittore che ha saputo affondare le radici, affondare la propria conoscenza, la propria perizia nel passato, ma ha saputo poi gettare uno sguardo oltre il presente che viveva e nel futuro. Quando noi vediamo un dipinto di Watteau, anche se del tutto inconsapevolmente il pittore, ci accorgiamo ha messo una sensazione di paura, di sgomento e anche di, come dire, di sospensione. Non possiamo dimenticare che 60 anni dopo, 70 anni dopo, in Francia c'è stata una rivoluzione che ha di fatto spazzato via tutto lo status quo e ha rivoluzionato appunto completamente il modo di vedere la politica, la società, la comunicazione. Le figure sospese di Watteau, le figure enigmatiche che noi veramente guardiamo con una certa
A volte addirittura paura, nel senso che ci sono delle figure, queste figure di donne, per esempio, quasi sempre di spalle, quasi sempre di profilo, mai dirette, mai che ti guardano veramente, incutono un certo timore, incutono quantomeno una perplessità. Perché quella donna lì? Cosa sta facendo? Cosa ci sta dicendo? C'è un bellissimo testo di Philippe Le Sollier, che è uno scrittore francese che ha trattato moltissimi lavori di pittura, naturalmente anche Francis Bacon, per esempio, Fragonard e Watteau, e che ci dice la grande responsabilità di Watteau è stata quella di aver messo la donna, in questo caso il testo si intitola Watteau et les femmes, Watteau e le donne. Di aver messo la donna lì senza aver niente da dire e senza fare niente, cosa che non ha precedenti nella storia dell'arte. Quindi è per certi versi un proto-femminista, passatemi il termine, è assolutamente non credibile quello che sto dicendo, ma semplicemente la figura della donna viene identificata da Watteau come figura umana, con dei sentimenti e non con dei compiti. Non è santa, non è eroina, non è dea, non è figura mitologica, è semplicemente una donna. È semplicemente una donna che sta aspettando l'amante, che sta aspettando, magari l'amante, vero nel senso proprio, sta mettendo le corna al marito, può anche darsi. Questi sono i temi trattati da Watteau, sono temi estremamente quotidiani, estremamente semplici. Quello che poi noi vediamo in Watteau è anche un'eco lontanissima, un'eco di un malessere sociale, di un malessere esistenziale, che affonda le sue radici veramente nella cultura pre-rinascimentale. Vi faccio un esempio: c'è un dipinto che si intitola Gilles ed è un dipinto molto molto famoso ed è praticamente il, come dire, l'antesignano del Pierrot come noi oggi lo intendiamo. Non so se si vede, forse poco, ma è una figura, è una specie di pagliaccio vestito di bianco. E questo è un dipinto molto grande conservato al Louvre, è una delle poche tele veramente grandi di Watteau. Di solito lui a tele più piccole, non è così. Ecco, forse mettendo così la luce fa leggere meglio questa figura. Dicevo, questo dipinto, Gilles, si ricollega a quello che stavo dicendo prima. Lo stavo osservando molto attentamente prima, no? Il dipinto è appunto un attore, probabilmente un amico, un conoscente di Watteau, e abbiamo dei riferimenti anche nel dipinto, vediamo una testa d'asino, quindi chissà, forse stanno anche recitando Shakespeare, stanno facendo Il sogno d'una notte, questo non lo sappiamo. La postura, l'immagine di quest'uomo ci ricorda quella di un fantoccio, ci ricorda quella di veramente, che sembra quasi una figura impiccata. Io guardando questo dipinto ho pensato immediatamente no, ma ho pensato, a un certo punto ho pensato alla ballata degli impiccati di Villon, questo grande poeta del 400, del tardo 400 francese, che sicuramente Watteau conosceva perché era chiaramente un artista e lo è tuttora in Francia molto molto famoso. Ora, quello che intendo dire io, il mondo di Watteau è un mondo del teatro, è un mondo di povertà, è un mondo di mimica. Vi consiglio di vedere il film, per esempio, Molière di Ariane Mnouchkine, dove si vede molto più chiaramente questo mondo di povertà, di teatro, di miseria, di carrozzoni per la strada in mezzo al fango, al sangue, al fango e alla fame. Queste figure così azzimate nei dipinti di Watteau, ma non troppo, il vestito è sempre troppo grande, è sempre sprimacciato male, c'è sempre un qualcosa di posticcio, c'è sempre un qualcosa di non a misura, cosa che ad esempio non trovi negli altri dipinti, negli altri pittori, pardon. Ci danno l'idea di qualcosa di non autentico dal punto di vista della messa in scena, ma di estremamente autentico per quel che concerne la verità dell'uomo, la verità dell'essere umano
esposto su un palcoscenico. In questo caso, questa figura di questo Gilles, questo quadro che vi ho fatto vedere, ricorda un impiccato, sembra veramente un fantoccio impiccato. E mi viene in mente che Watteau, dal punto di vista della pittura, ci riporta veramente al fonema rablesiano, alla parola che esce, all'urlo, al singulto di una poesia di strada, di una poesia dialettale, povera, di un'invenzione di un linguaggio completamente al grand bleu, per intenderci, e è l'unico pittore della sua epoca che riesce a fare questo in una costruzione apparentemente serafica, apparentemente pulita. In realtà lui porta fuori tutto il malessere e tutta anche, come dire, forse la cattiveria dell'essere umano. Non dimentichiamoci che Watteau era malato, era una persona che soffriva di tubercolosi, ci morì di tubercolosi. Quindi ha vissuto probabilmente con questo senso, ne era perfettamente consapevole, ha vissuto con questo senso di pericolo e di caducità della vita, in una vita probabilmente vissuta in miseria, vissuta on the road, i suoi viaggi, i suoi spostamenti sono continui. Ha vantato un paio di appalti importanti nella decorazione di alcuni palazzi, ma alla fine è sempre tornato, diciamo, passatemi la metafora, al carrozzone. Uno degli ultimi viaggi, poco prima che lui morisse, l'ha fatto a Londra. Questo viaggio è fondamentale perché ha dipinto un quadro che si intitola L'insegna di Garçon. Ed è, spero di pronunciarla bene perché non mi ricordo esattamente il nome del quadro, ed è questo, ed è un'insegna di un antiquario. Questo è un dipinto che era un'insegna esposta di un antiquario, di un negozio di antiquari e di stampe e cose di questo tipo. Questo dipinto è fondamentale perché ci crea un grande rammarico, ci chiediamo cosa poteva diventare Watteau se avesse continuato a dipingere. Qui vediamo palese l'influenza di Hogarth. Qui c'è un vero e proprio ponte fra la pittura inglese del Settecento, loro sono contemporanei, hanno un percorso molto molto simile dal punto di vista artistico ed esistenziale, e l'influenza che Watteau subisce dopo questo viaggio a Londra da Hogarth è palese, proprio è evidente nella costruzione delle cromie, delle architetture, cioè sembra di vedere un quadro della serie di Hogarth della Carriera del Libertino. Purtroppo poi Watteau muore e quindi non ci rimane altro, non sappiamo cosa avrebbe potuto fare ancora, come avrebbe potuto sviluppare ulteriormente la sua, appunto, la sua pittura. Ed è un vero peccato perché? Perché la pittura di Watteau, che ai contemporanei risultava probabilmente solo una pittura d'arredamento. Invece, verso la fine dell'Ottocento, viene rivalutata e rivisitata da personaggi come Proust, per esempio. C'è una novella di Proust che si intitola, un racconto di Proust che si intitola L'Indifferente, come il quadro di Watteau. E Proust scrive dei lavori di Watteau, e poi, comunque, è stato, come dicevo, rivalutato, riscoperto dai grandi artisti del passato. Non da ultimo Picasso, per esempio, che adorava la pittura di Watteau, che è stato molto influenzato. Tutti questi Pierrot, questi Arlecchini, queste colombine sono chiaramente poi ripresi nei cicli del periodo rosa e del periodo blu, soprattutto periodo rosa. Un esempio su tutti è la famiglia di saltimbanchi di Picasso, che come vediamo è nella costruzione molto molto simile ai dipinti di Watteau, cioè la composizione della famiglia, soprattutto questa figura in primo piano di questa fanciulla, una specie di pastorella, molto, molto leziosa, molto francese, appunto, nella sua composizione, non può non ricordarci le composizioni di Watteau. Un'altra cosa molto molto importante, per esempio, un omaggio che ha ricevuto Watteau in maniera quasi ossessiva nel Novecento è stato da parte di Lucian Freud. Lucian Freud, come molti di voi sapranno, nipote di Sigmund Freud, è stato forse il più grande pittore anglo-tedesco del Novecento, il amico di Francis Bacon, insomma, tutta la scuola di Londra,
un mondo straordinario, di grande cultura, di grande preparazione. Lucien Freud fa un quadro che si intitola Large Interior, grande interno, interno molto largo, dove riprende esattamente la composizione di un quadro di Watteau che si intitola Pierrot Contant ed è uno dei dipinti più famosi di Watteau. Riprende il boschetto che c'era nel dipinto di Watteau viene sostituito dall'interno dello studio stesso del pittore, è sostituito semplicemente da una pianta d'arredamento. La figura delle figure dei personaggi hanno le stesse identiche posizioni degli altri del quadro di Watteau. Però viene trasportato in un mondo contemporaneo, nello studio appunto di Freud stesso, e viene portato lì come. Quindi è quasi una metafora, no? Cioè l'arte di Watteau, tutto il suo mondo, tutto il suo immaginario, in studio viene portato nello studio e, come dire, metabolizzato dal pittore contemporaneo, dal pittore. Non più vivente perché in questo caso Freud è morto una decina d'anni fa, però dei nostri tempi, quindi a parlarci ancora. C'è un altro dipinto di Freud, per esempio, che è proprio uno spiccato omaggio a Watteau ed è il sempre Pierrot Contant, il ritratto del barone Thyssen che c'è a Madrid, alla collezione Thyssen, e dietro il ritratto molto bello di questo personaggio, di questo Mecenate, c'è appunto riprodotto il quadro, un po' come questi quadri che qui ho qui dietro, c'è la riproduzione, la copia di un dipinto di Watteau. Tornando al mondo, e poi chiudo perché siamo già fuori orario, il consiglio che io do per guardare le opere di Watteau è quello di immergersi un po' in un mondo. Appunto, delicato ma forte, non zuccherino, non lezioso come certa pittura francese del Settecento, ma ricco di sottintesi, ricco di psicologia, e soprattutto ricco di vita vissuta, di mani sporcate, di mani che si sono sporcate. Un po', io faccio sempre un parallelo con la musica. Quando parlo di pittura, c'è un contemporaneo di Watteau che è François Couperin, che è un grandissimo musicista, meno conosciuto dei suoi contemporanei rispetto a, per esempio, Lully o Rameau, ma trovo che la musica di Couperin sia molto simile alla pittura di Watteau. È una musica misteriosa, non per niente uno dei brani più famosi di Couperin si intitola Le barricade mystérieuses, le barricate misteriose. Il messaggio ci sfugge di questi titoli, un po' come in Watteau, sono sempre delle charade, degli enigmi, quelli che i francesi chiamano i badinage, cioè sono qualcosa di un inganno, una cosa non detta, come dicevo prima. Hanno sempre, spesso e volentieri, anche la musica di Couperin, come i dipinti di Watteau, un retrogusto di erotismo, di seduzione, di sessualità, sessualità anche spiccia, anche proprio consumata dietro uno degli alberi dipinti nei boschetti di Watteau. Con questa ultima, come dire, fuga dietro gli alberi a fare l'amore, vi saluto, spero di non essere stato troppo, come dire, verboso, troppo confuso. È la prima volta che faccio una cosa di questo tipo in internet, quindi mi appello alla vostra clemenza e vi do appuntamento la prossima settimana, martedì, sempre alle 18. Con questa volta un altro pittore vivente, David Hockney, pittore straordinario inglese, anglo-americano, che in apparenza può sembrare molto molto diverso rispetto a Watteau, ma in realtà hanno molte ma molte cose in comune. Quindi buona serata, buon fine settimana,
Buona quarantena, tenete duro come stiamo tenendo tutti duro, mi raccomando. A presto e ci vediamo e ci sentiamo martedì. Grazie mille, ciao. Un'ultima cosa, mi stavo dimenticando. Questo video probabilmente verrà poi caricato sulla pagina YouTube della Casa Boschi di Stefano, la Casa Museo Boschi di Stefano, che molto molto carinamente e molto gentilmente mi ha chiesto di condividere questi incontri e di poterli, come dire, caricare sulle loro, sui loro punti di comunicazione, appunto. Quindi li ringrazio e sono stati molto molto carini a fare questa proposta, molto, e vi consiglio appena questo posto riapre, questi meravigliosi musei di Milano riapriranno, di non perdere l'occasione di andarli a visitare perché sono esperienze straordinarie. Buona serata ancora, arrivederci.